La Regione Calabria ha partecipato alla 51esima edizione di Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e distillati di Verona, dal 9 al 12 aprile, con un proprio stand curato dal Dipartimento Agricoltura. Sono state 58 le aziende produttrici di vino, due in più rispetto al 2016, e due di liquori che insieme ai consorzi di tutela Vinidoc Ciro e Melissa e Vinidop Terre di Cosenza hanno offerto la possibilità di degustare le nuove annate di circa 500 etichette calabresi. Nel padiglione 12 la Calabria ha presentato infatti le sue eccellenze in uno spazio comune di oltre 1.000 metri quadrati, nel quale sono stati condivisi momenti di incontro e dibattito, presentazione ed opportunità di business. In programma un palinsesto ricco di eventi di profilo tecnico, istituzionale, gastronomico e culturale, tra i quali spicca l'evento La scoperta dall'America, che si inserisce in un momento di attenzione del mercato statunitense forte consumatore di rosati nei confronti delle eccellenze calabresi, conseguenza del buon lavoro fatto negli USA. Grazie alla coesione tra i dipartimenti agricoltura, turismo ed internazionalizzazione della regione, attraverso eventi targati Rosso Calabria. What do you like of Calabro wines? Well, right now I really love the rosé. And I also love the white from the Ciro. And then the red, I'm more of a white wine drinker, but the Ciro is so lovely right now. So I like, Calioppo. Che ha detto che gli piacciono i rosati, lui è un gran bevitore di bianchi e i bianchi del Ciro gli piacciono molto, ma anche il Magliocco. Do you know Greco di Bianco, Greco of Bianco? Sì, conosco Greco di Bianco. Do you like? Sì, molto felice. I really, really enjoy the wine. I like the freshness, the brightness, and I specifically like the aromatics of the wines. La freschezza e soprattutto l'aromaticità che gli piace molto del Greco Bianco. Presidente, un'offerta assolutamente qualificata è quella che quest'anno la Calabria presenta qui al Vinitaly. Ma è stata una presenza quest'anno sentita. La Calabria quest'anno c'è con uno spazio molto più grande degli anni precedenti, c'è con un numero di aziende più numerose, c'è con la qualità che si è fatta strada, che è riconosciuta a livello internazionale. E non a caso, appunto, ha suscitato grande curiosità, interesse, con una presenza importante, non solo presso tutti gli stand, ma anche, appunto, nell'area centrale. Abbiamo lavorato in questa direzione, abbiamo i primi significativi risultati, bisogna andare avanti su questa direzione e naturalmente abbiamo colto anche l'occasione della presenza al Vinitaly per suggellare importanti atti anche dal punto di vista del ritorno che si può determinare per il nostro territorio, le nostre aziende.